Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi vado a parlarvi di più che altro uno strumento senza il quale non potrei vivere. Allora, lo strumento in questione ve lo faccio vedere subito. E le più esperte o comunque chi è appassionata di make-up lo riconoscerà immediatamente, mentre qualcuno che è all'inizio, comunque di solito gli uomini non hanno la minima idea di cosa sia. Allora, vabbè, ovviamente questo è un piegaciglia. Il mio è della marca Shuemura e vi vado a spiegare anche per quale motivo ho scelto proprio questa marca, che è abbastanza introvabile qui, e l'ho dovuto ordinare su internet. È uno dei piegaciglia più usati da tutti i make-up artist. Infatti quasi tutti i make-up artist come loro piegaciglia scelgono proprio questo di Shuemura. Per me è uno strumento fondamentale, ma ovviamente questa è una cosa soggettiva, perché non tutti hanno bisogno di piegare le ciglia. Per chi magari ha le ciglia all'insù, ovviamente è uno step che può tranquillamente non fare. Allora, vado a spiegarvi. Ho le ciglia molto dure, che non solo sono dure, sono dritte e tendono verso il basso. Allora, fossero soltanto dritte e dure, però andassero verso l'alto, non sarebbero curvate, però andrebbero bene comunque, anche perché in effetti l'effetto che io poi ottengo con il piegaciglia non è sicuramente una curvatura morbida. Comunque sono piegate, abbastanza dritte. Come vi dicevo, la cosa brutta è che pendono verso il basso, cioè hanno proprio la direzione verso il basso, e quindi quando vado a fare un make up o comunque anche se resto struccata, lo sguardo, diciamo, è più chiuso, è più spento, come dire. Per questo motivo io lo utilizzo sempre, non posso farne a meno. Allora, devo dire che oltre però all'utilizzo del piegaciglia, io ho bisogno di un mascara, perché ovviamente dopo averle piegate devo far sì che la piega duri, perché essendo molto dure tendono a tornare nella posizione di partenza. Waterproof perché? Perché questo tipo di formulazione va a far sì che le ciglia siano abbastanza dure da non tornare nella posizione di partenza. Io ne ho provati tanti, non tantissimi, perché appunto sono arrivata a questa soluzione da poco tempo, perché prima io tendevo a non voler mai utilizzare un mascara waterproof, perché come sapete è abbastanza difficile da struccare rispetto a un mascara normale, quindi questa cosa mi infastidiva. Però qualche tempo fa, dopo averne provato uno, ho deciso che non avrei più continuato senza, perché ovviamente l'effetto è tutta un'altra cosa. Prima tendevo sempre ad utilizzare comunque l'eyeliner o una definizione abbastanza alta sulla rima ciliare superiore, perché comunque avendo le ciglia che non incorniciavano l'occhio, tendevo ad utilizzare sempre questi metodi per far sì che si incorniciasse, che fosse incorniciato appunto, mentre invece, dopo che ho iniziato a trovare il metodo per avere uno sguardo aperto delle ciglia a ventaglio, ho deciso di più di farne a meno, perché l'effetto è tutta un'altra cosa. Posso non andare a fare appunto la riga di eyeliner, di matita. Spesse volte lascio le ciglia soltanto col mascara e incorniciano bene il trucco, e mi piace veramente tanto. Allora, passiamo subito ai mascara che vi consiglio. Il primo che vi vado a far vedere è della L'Oreal. Quelli della L'Oreal sono quelli che utilizzo di più, perché secondo me sono i più performanti. Poi comunque hanno un prezzo abbastanza contenuto, non vanno troppo oltre. Tra i miei proprio best, questo è il False Lash Architect 4 dimensioni. Effetto fibre, praticamente ci sono delle fibre all'interno, se non mi sbaglio, che vanno appunto ad infoltire le ciglia, ad allungarle, a separarle. Insomma, è veramente molto bello. E questo qui è sempre waterproof, ve lo faccio vedere. Questo è veramente, diciamo, il mio preferito. Lo scovolino è veramente molto carino, è sottile e non è in elastomero, ma ha queste setoline piccoline che vanno bene a riempire le ciglia. Insomma, è veramente buono, ve lo straconsiglio, è uno dei miei preferiti. E adesso vi parlo dell'ultimo, che è entrato nei miei preferiti da pochissimo, perché ne ho acquistato
da pochissimo perché l'ho acquistato da poco e va appunto nella fascia di prezzo un po' più alta. Questo è, lo conoscerete sicuramente, il mascara numero uno al mondo, il The Real di Benefit, che è meraviglioso. Allora, io prima di acquistarlo ero indecisa perché avevo letto delle opinioni discordanti, anche se comunque la maggior parte erano buone, però avendo delle ciglia appunto particolari, problematiche se vogliamo, volevo essere certa prima di acquistarlo. Il prezzo è, di a differenza di quelli di L'Oreal, che comunque non superano mai i 20 euro, comunque sì, anzi stanno sempre sotto il prezzo di 20 euro, intorno massimo 15, 16, comunque sia, questo qui invece costa 26,70 euro, se non sbaglio, 26,90 euro, comunque sotto i 30 euro, però è un prezzo abbastanza alto per un mascara. Però come vi dicevo, ho deciso di prenderlo perché mi teneva la piega e dava un bel effetto. Devo dire che anche Better Than Sex era meraviglioso, appena l'ho applicato era un effetto anche migliore di questo, però appunto essendo una formulazione molto pesante va bene per chi ha le ciglia gialle in su praticamente. Per me non andava bene perché dopo 2 minuti si sono appesantite, si sono abbassate, quindi vi consiglio anche questo se volete spendere un po' di più, però posso dire che ne vale la pena, soprattutto perché appunto non può permettersi di usare mascara low cost che magari vanno bene appunto per chi parte già da belle ciglia che stanno su, insomma sono già belle di loro. E niente ragazze, questo era una piccola review se vogliamo su questi mascara, diciamo una review che mi riguarda, proprio per spiegarvi anche un po' il mio problema tra virgolette, perché utilizzo sempre il piegaciglia, perché utilizzo sempre mascara waterproof, se magari ve lo domanderete, ve lo siete domandato. E niente, vi ho voluto anticipare, vi ho voluto spiegare il perché. Spero che questo video vi sia stato utile, comunque vi abbia tenuto compagnia, e vi ringrazio, e se il video vi è piaciuto non dimenticate sempre il mi piace. Grazie a tutte e alla prossima.